Giornata storica per Cartigliano con l'inaugurazione della scuola media e la posa della prima pietra di quello che sarà il nuovo asilo. Un'opera moderna, all'avanguardia, realizzata bruciando le tappe, tanto che i 150 alunni hanno potuto entrarci fin dal primo giorno di lezione. È un momento importante, l'esaudire un sogno che ho sempre avuto, che è quello di dare una struttura per il futuro di Cartigliano. Naturalmente oggi è una giornata importantissima, anche perché pochi credevano che saremmo riusciti a terminare questa ristrutturazione e ampliamento della scuola media. Questo secondo me è il futuro, è un futuro importante, è un futuro che veramente rimarrà nella storia, ma soprattutto nella sopravvivenza della scuola a Cartigliano. La cerimonia, che ha visto la partecipazione anche di tante famiglie, è stata l'occasione per aprire le finestre su un futuro del quale la scuola e Cartigliano saranno protagonisti. L'amministrazione ha infatti dato simbolicamente il via anche ai lavori del nuovo asilo che termineranno entro il 2022. Oggi è veramente un'occasione di festa, è sempre un'occasione di festa quando si inaugurano opere, quando si riprendono in mano le opere, quando si costruiscono e quando le si trasformano per rendere una struttura moderna e che guarda il futuro. Gli investimenti in educazione e formazione sono investimenti di ripresa, di futuro, sono investimenti che guardano alle nuove generazioni, quindi è sicuramente un segnale molto importante questa attenzione da parte delle amministrazioni comunali rispetto all'edilizia scolastica, ambienti sicuri, ambienti più belli, ambienti più tecnologici, in cui le nuove generazioni insomma cresceranno e saranno appunto i cittadini di domani. Sul tema degli investimenti e della sicurezza è intervenuto anche il sottosegretario del ministro all'istruzione Rossano Sasso. Il governo ha messo mano al portafoglio dando molto spazio alle autonomie. Il governo, il ministero dell'istruzione fino a questo momento ha preso dalla cassa 2 miliardi e 500 milioni di euro e per quanto riguarda le linee guida è chiaro che noi ci affidiamo soprattutto alla scienza. Per fortuna la comunità scolastica ormai è vaccinata al 95% con dati altissimi.